Maurizio Franzoni è avvocato libero professionista operante presso il Foro di Brescia per diritto civile, bancario e tributario. Dal 2014 è anche cassazionista. Si è laureato in giurisprudenza a Milano e poi si è perfezionato presso le università di Brescia e di Pavia. Ha una vocazione forte per le amministrazioni locali, è stato infatti per ben 2 volte sindaco di Mazzano ed è attualmente assessore al bilancio presso il comune di Rezzato. E lo ringraziamo per questa collaborazione con gli appuntamenti per conoscere, indetti dall'Assessorato alla Cultura. Ci illustra in questa relazione la nascita della moneta e della banca, facendo un excursus storico, ma analizzando anche le interrelazioni esistenti con le altre discipline. Buon ascolto. Benissimo, buongiorno a tutti. Mi è stata assegnata un argomento molto ampio, la storia della moneta e della banca. Ora, va premesso che non ho le competenze certamente per definirmi uno storico della moneta e della banca, e peraltro la materia è anche, sarebbe anche assolutamente estesa, ci vorrebbero quasi un'enciclopedia per poterne parlare, per cui sono semplicemente quelle che seguono alcune considerazioni di una persona, il sottoscritto, che si è dilettata nel tempo a leggere e approfondire alcuni aspetti di un tema che è effettivamente affascinante, anche perché accompagna la storia dell'umanità, soprattutto quella della moneta, ma come vedremo anche la storia della banca. Dal punto di vista metodologico, faremo letteralmente una galoppata lungo i secoli, dall'inizio dell'umanità e fino ai giorni nostri, magari facendo anche dei salti in avanti e dei salti indietro. Scopriremo che il tema è di una vastità impressionante. Prima la moneta, poi la banca. E vi è anche una necessaria interdisciplinarietà, perché tratteremo di storia, tratteremo di economia, c'entra la sociologia, c'entra a un certo punto e non poco la religione, la politica e anche l'etimologia. Insomma, vedremo come parlando di moneta e di banca, molti saranno gli aspetti che si intrecciano l'uno con l'altro, che portano anche un certo fascino e sono conditi da una logica di fondo. Ma partiamo proprio dagli albori, cioè da quando la moneta non c'era. La moneta non c'era, ma la necessità di attuare degli scambi era sentita fin dall'origine. E quindi la moneta, o meglio, prima ancora della moneta, l'esigenza nasce con la necessità di attuare gli scambi. La moneta compare infatti solo 2 anni dopo, 2 milioni di anni dopo la comparsa dell'uomo. Lo scambio nasce invece con l'uomo. Se la moneta è il risultato di un processo storico durato millenni, caratterizzato dallo scambio diretto dei beni, la necessità dello scambio nasce subito. E come avveniva inizialmente lo scambio? Beh, col baratto. Delle persone erano in possesso di beni, merci, utensili, armi, di cui altri avevano bisogno, c'erano degli interessi reciproci, ecco che allora ci si scambiava. E nasce così, la prima forma di scambio nasce con il baratto. Merce contro merce. Il baratto assunse per lunghi secoli forme differenziate e complesse, da quelle di redistribuzione autoritaria a quelle delle transazioni di mercato. Anche le transazioni di mercato si svilupparono in forme differenti, dall'incontro nelle piazze dei centri urbani al commercio invisibile. E cos'era questo commercio invisibile? Questa era una forma di scambio largamente usata dai cartaginesi, ma non solo, perché deponevano sulle coste di paesi abitati da genti scontrose le merci offerte in cambio e poi si ritiravano sulle loro navi. Questi scontrosi che non volevano, non gradivano evidentemente avere rapporti e scambi personali diretti, esaminavano le merci che erano state lasciate sulla costa, se accettavano lo scambio, depositavano accanto le loro controfferte e se ne andavano.
i cartaginesi tornavano, esaminavano la proposta di scambio, se rilevavano, lo ritenevano uno scambio equo, allora l'affare era concluso. Altrimenti si andava avanti così. Chiaro è che questa modalità era molto macchinosa all'inizio, ma comunque con questo modo si formava una sorta di prezzo di mercato. Non c'erano solo i cartaginesi a fare questo, ma per esempio lo facevano anche gli egiziani con le popolazioni dell'interno. Però che cosa nasce da questa primordiale forma di scambio e di baratto? Nasce subito il problema dell'equivalenza. Perché risultava difficile stabilire delle equivalenze. Così si finì per individuare come corrispettivo dell'offerta una sola merce che avesse valore per tutte le altre, come per esempio il bestiame, che era disponibile e necessario per tutti. Ecco che il bestiame, da cui il nome di pecos, da cui deriva la parola pecunia, è una premoneta, diventa una forma di premoneta e fu per molto tempo la moneta naturale o la premoneta. Peraltro fu usata anche molto avanti nei secoli perché si scambiavano per esempio bovini contro altre forme di cose, cioè il bestiame era proprio una forma di moneta. E il capo di bestiame, dal nome del capo di bestiame, da caput, capitale. Qui vedete che pecunia deriva da bestiame e il capitale deriva dal capo di bestiame. L'unità premonetaria quindi era il capo di bestiame, il caput, da cui deriva un sostantivo denso di significato. Il capitale era la prima forma di moneta. Però è anche così, c'erano degli inconvenienti perché il bestiame non si poteva dividere in spiccioli e poi trasportarlo. Era un problema. Bisognava trovare altre soluzioni. Col tempo si trovò un sostituto più pratico. I metalli con cui si fabbricavano utensili ed armi, e questa era la seconda forma di moneta conosciuta nella storia. Per esempio, i cretesi minoici e i greci micenei usavano dei pani di rame, metallo all'epoca prezioso. La terza forma era la moneta utensile, asce, spiedi, pentole. Specialmente in uso nell'Egeo, davanti alle coste della Libia. Ancora oggi conosciamo il baratto. Lo chiamiamo in maniera diversa, lo chiamiamo permuta. Questa permuta è un contratto disciplinato dal codice civile, gli articoli da 1552 a 1555. In particolare, il 1552 definisce la permuta come il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose o di altri diritti da un contraente all'altro. Bisogna cercare di spiegare se è efficace, più efficace lo scambio attraverso la moneta oppure lo scambio attraverso il baratto. E qui mi permetto di citare un passaggio di un film di Paolo Villaggio, di cui adesso mandiamo uno straccio che cerca di spiegare per quale ragione lo scambio attraverso la moneta è migliore del baratto. Vi lascio la visione di questo passaggio. Tu non sapere cacciare, tu non sapere pescare, tu non sapere fare cavolo. Senti, Venerdì, io sono un uomo altamente civilizzato e se ho voglia di un pesce, io prendo questo e catturo pesce e lo mangio, chiaro? Questa esca per pesci? Ho capito, ti devo spiegare tutto. Al mio paese ognuno di noi sa fare una cosa. Io, per esempio, so fare questo. Vestito, confezioni. Io faccio questo, straccio. Qui c'è uomo che sa fare macumboa. Che cosa faccio io? Io esca? Io esca, ma non tengo esca a casa. Ma prudente, metto esca in una casa lontana, molto lontana, che chiamo banca. Voglio una cumboa? Esco di casa mia, vado banca, prendo esca, vado da uomo di una cumboa, gli do esca e lui mi dà una cumboa a me. E lui cosa fare con esca? Lui? Quello che vuole.
Prende esca, la metto ovviamente in casa lontana detta banca. Vuole vestito? Esce di casa, va fino banca, prende esca, mi porta esca, mi dà esca a me e io gli do vestito. E allora prendo esca e la vado a mettere fino a casa lontana detta banca. Ma scusa, non meglio fare così? Esca non serve. Qualche volta io veramente non capire te. Chiusa questa parentesi simpatica, il ragionier Fantozzi è sempre gradito a tutti, parliamo dell'invenzione della moneta. L'invenzione della moneta nasce per i pagamenti più consistenti, specialmente nei traffici internazionali. E allora si ricorreva non più ai metalli meno nobili, ma all'oro, all'argento, in anelli o in lingotti. Anziché pesare questi anelli o lingotti a ogni passaggio, si iniziò a segnarli con un sigillo apposto dall'autorità. Dato che i lingotti erano pesanti, poco maneggevoli, risultò naturale ridurli a gocce di metallo e il sigillo era garantito dall'autorità del tempio o del principe. Se non che, per potervi apporre il sigillo, le gocce erano schiacciate in dischetti di metallo. Ecco il conio. E così nasceva la moneta, probabilmente nella Libia di Creso. Dimenticavo che avevo delle slide, le recupero velocemente. E siamo ai Sumeri. Però prima di continuare con Creso, che è molto avanti nel tempo rispetto a questa nostra digressione, facciamo un salto all'indietro di qualche millennio, sia il tempo dei Sumeri in Mesopotamia, che a quanto pare inventori della cosiddetta moneta anonima. E che cosa è questa moneta anonima? Pare che i Sumeri abbiano inventato insieme la moneta e la scrittura. Era anonima perché non era firmata da un'autorità statale e la scrittura cuneiforme serviva principalmente per registrare gli scambi. Questi scambi non erano regolati a due come nel baratto, ma con il ricorso a un intermediario unico. Dapprima l'orzo, attenzione, non l'oro, e poi l'argento in funzione del loro peso. Si narra che attorno al 547 a.C. l'imperatore persiano Ciro II il Grande avesse deciso di condannare a rogo il re Creso, da lui battuto in guerra e condannato a morte. Si narra anche che Creso fosse ricchissimo ed amico di Apollo, e come tale invulnerabile. Ciro era curioso di vedere come Creso se la sarebbe cavata da rogo. Se non che, issato sul rogo e appiccato il fuoco, si dice che si levò un gran vento e cadde una gran pioggia che spense il fuoco. Ciro, impressionato, liberò Creso e lo tenne come suo consigliere. Però questo non sappiamo se è vero. Fatto sta che fra le invenzioni che si attribuiscono a Creso, la più famosa è quella della moneta, anche se pare che in realtà le prime monete furono coniate dal nonno e dal padre di Creso, Aliatte. Pare che l'invenzione della moneta sia stata favorita dalla presenza di oro nel fiume Pattolo e dai giacimenti di oro e argento fusi in una lega naturale chiamata electron, che se si sfrega emana scintille. Queste monete trovarono successo e proliferarono in tutto il Mediterraneo, essendo state presto copiate da Creta e Rodi prima e da Atene e Mileto poi. La garanzia della corrispondenza tra il peso, la composizione dichiarata e quella reale fu assunta dallo Stato, pretendendo per le spese di conio e di certificazione un prezzo chiamato appunto signoraggio. Il passo successivo fu quello di vietare il conio a zecche private. I metalli più usati furono naturalmente l'oro e l'argento. Oltre alle virtù intrinseche del metallo, vi è anche un'attrazione quasi mistica. Perché? Perché l'oro, in particolare, è inalterabile
e si dissolve solo nel cianuro oppure in una mescolanza di acido nitrico e cloridrico. Dunque l'oro è l'angelo custode della nostra moneta nei secoli. Perché la moneta anonima fu abbandonata in cambio di quella coniata e firmata? Beh, le risposte sono diverse. Secondo Aristotele, perché lo sviluppo degli scambi aveva reso troppo complicata la verifica del peso. Secondo altri, perché per i pagamenti a clienti numerosi era più facile contare che pesare. Forse, come ha sottolineato un famosissimo economista di qualche millennio più avanti, cioè John Maynard Keynes, perché la nuova moneta, più che semplificare le cose, le rendeva più convenienti. L'autorità incassava il signoraggio e per di più il sovrano di turno accresceva il suo prestigio. Abbiamo parlato di come nasce la moneta e dopo l'introduzione della moneta nasce per forza di cose, come vedremo, la banca. Sono due storie quasi indissolubili. Nella Grecia antica giravano molte monete. Si specializzarono così i cambiatori o trapezziti, da trapezza, che vuol dire tavola, su cui questi esponevano le monete. Questi trapezziti svolgevano in ordine di tempo varie attività. Quella di cambio, perché dovevano saper determinare il valore intrinseco delle monete, il loro valore nominale, il loro valore commerciale. Uso della famosa pietra di Paragone, una pietra nera che si trovava nei torrenti della Libia e sulla quale si tracciava una linea con una moneta per poi confrontarla con quella da saggiare. Questo era il termine di confronto. Perché? Perché naturalmente l'oro come dire, segna, si graffia sempre nello stesso modo. E allora la pietra di Paragone serviva per graffiare due pezzi diversi e vedere se erano composti nella stessa maniera. Poi c'era il deposito, proprio cominciando ad accettare i depositi che i cambiatori servivano a diventare banchieri. Depositi che possono essere regolari o irregolari. Poi la funzione di prestito, che si correla a quella di deposito. È qui che nasce il contratto di garanzia reale e personale. E infine si presta un servizio, l'assistenza alla stipula di contratti, intermediazione e simili. Vedete che già all'epoca dei trapezisti nascono i punti di riferimento fondamentali del sistema bancario, anche moderno. E allora quali sono le funzioni della banca? Sono quella creditizia, raccolta e impiego di capitali, quella monetaria, cioè la creazione di moneta. Le banche, state attenti infatti, le banche impiegano parte delle somme loro affidate dai depositanti e le prestano a chi ne ha bisogno, ma al tempo stesso consentono ai depositanti di utilizzare per intero i loro depositi in qualunque momento. Creano dunque moneta. Le monete nel mondo greco. All'inizio del V secolo si contano qualcosa come 200 monete in un'economia in espansione. Presentano queste monete da una parte la testa delle divinità che le proteggono, Elio a Rodi, Eracle a Cos, Apollo a Mileto, Afrodite a Rodi. Dall'altra parte recano gli emblemi del culto, il leone a Mileto, l'aquila ad Abidon, la rosa a Rodi, il cervo ad Efeso. E talvolta anche riportano il nome dell'incisore. Ma in questo mercato di monete presto emergono quelle principali perché più accettate sul mercato degli scambi. Sono quelle di Egina, di Corinto e di Atene. Alla fine prevale Atene e la moneta ateniese, detta dracma, deriva al centro di un grande sistema monetario. Anche perché Atene vieta alle altre città di coniare monete proprie. Nel 413 a.C., durante la guerra del Peloponneso, gli Spartani occupano le miniere d'argento dell'Aurion, troncando il collegamento con Atene, che deve quindi coniare monete di rame. Tramonta così l'egemonia monetaria ateniese e si affaccia a quella nuova imposta da Alessandro Magno nel suo sterminato ma effimero impero. L'impero di Alessandro non durò
oltre di lui e si decompose in tre monarchie ellenistiche, Macedone, Siriana ed Egizia. Il compito di dare una nuova organizzazione monetaria fu così assunto da altri. Da chi? Da Roma. Il nome moneta nasce infatti a Roma nel 390 a.C. In quell'anno i Galli penetrano in città e muovono un assalto notturno alla rocca del Campidoglio, consacrata alla dea Giunone. La dea però non sopporta questo affronto e allarma i romani, agitando le oche, che erano animali a lei sacri. L'assalto viene respinto, i romani dedicano un tempio alla dea monitrice, a Giunone Moneta appunto. E così nasce la parola moneta, la moneta di Roma. È a Servio Tullio che un'antica tradizione attribuisce la nascita della moneta romana, ma non dovrebbe essere così in realtà, perché se così fosse Roma avrebbe introdotto la moneta più o meno allo stesso tempo di Creso e i tempi non quagliano. È invece probabile che l'introduzione della moneta possa essere avvenuta all'inizio della Repubblica, nel IV secolo, quando la ripresa dell'economia fu promossa dalla nuova espansione militare e politica. Negli ultimi decenni del IV secolo, a Roma, si inizia a coniare monete d'argento. Nacque il denarius, denario, che accompagnò la storia di Roma per 6 secoli. Erano effigiati i suoi miti e glorie, quali per esempio la lupa e i gemelli, le prore delle navi nella battaglia di Anzio, gli elefanti nell'esercito di Pirro, Gotti, generali, imperatori e così via, discorrendo. Nella sua vita mantenne una stabilità soddisfacente e la stabilità della moneta è essenziale. Le caratteristiche del denarius erano la prevalenza della funzione di riserva di valore, il valore era legato al peso e alla qualità del metallo, manca la funzione creditizia e quindi è poco sensibile questa moneta alle dinamiche inflazionistiche, nel senso che un eccesso di moneta non si trasferisce subito sui prezzi. Era sostenuta dall'espansione militare, non da un'economia produttivistica. In conclusione, la moneta romana fu essenzialmente politica e resse finché le legioni riuscirono a contenere le invasioni barbariche. Poi cadde e nei successivi secoli l'uso della moneta quasi si estinse. Siamo all'inizio del Medioevo, per risorgere quando i discendenti dei romani riacquistarono libertà e prosperità nel segno del mercato. Quasi in realtà, perché dopo la caduta dell'impero per circa un secolo circolarono le monete d'oro coniate dagli imperatori d'Oriente, mi riferisco al soldo costantiniano, e iniziarono a circolare anche i soldi dei musulmani, insieme alle monete dei re barbari. Tutto ciò andò avanti sino alla riforma carolingia della moneta nell'VIII secolo. E veniamo alla moneta del Medioevo. Nei secoli tra il V e l'XI, l'Europa ebbe un ruolo di secondo, forse anche di terzo piano nella storia. Infatti, fra il 622 e il 750 d.C., gli arabi assoggettavano un territorio che andava dalla Spagna fin quasi all'India. In tutte le città vi erano banche. Avevano una circolazione di metalli. Girava il dinaro d'oro e il dirham d'argento. Notate, le parole. Dalla parola araba hawala deriva avallo, che noi sappiamo cos'è, è una garanzia personale rilasciata sugli effetti cambiali. Gli arabi conoscevano il mandato a riscuotere un credito. Un'altra parola che conosciamo bene è lo check, lo check, cioè l'assegno, che deriva dalla parola araba sak. Questi arabi, infatti, conoscevano anche la promessa di futuri versamenti. Adoperavano le lettere di credito. Supponiamo che un mercante da Baghdad dovesse andare a Medina e allora versava una somma al suo banchiere di Baghdad, che gli rilasciava una lettera contenente un ordine a un suo corrispondente di Medina di pagare quella somma. Il risultato era di effettuare spostamenti senza
portassi con sé il denaro che avrebbe potuto essere rapinato. Uno sviluppo simile vi fu anche nell'impero cinese. E lì, sin dal V secolo, i monasteri buddisti aprivano vere e proprie botteghe dei pegni. Però l'esperienza più originale cinese fu l'introduzione della moneta cartacea, ossia la carta moneta, nata come forma di ricevuta di deposito di monete in primordiali banche. Da noi erano tempi di crisi. Ecco, questi sono passaggi che ho già fatto. Da noi erano tempi di crisi, sin dalla caduta dell'impero romano d'Occidente, dovuta anche al deflusso d'oro verso l'Oriente per pagare le importazioni dell'impero romano. Intorno agli anni 780-790, furono gli anni della riforma carolingia, che fu da considerare una remota e forse unica anticipazione dell'euro, che investì due aspetti. Il ristabilimento del monopolio del conio pubblico, la moneta sovrana era chiamata denarius, non era basata sull'oro, ce n'era troppo poco, ma sull'argento che si poteva estrarre in Europa. L'equivalenza equivaleva questo denaro tra il denaro d'argento, il soldo aureo, equivaleva al soldo aureo dell'impero d'Oriente, il denaro d'argento. Ma la prima moneta virtuale della storia fu la lira. Con una libra d'argento, ossia 410 grammi, si avevano 240 denari. Non c'erano multipli. Si iniziò così a fare riferimento ad alcune unità di conto, come il soldo, che rappresentava 12 denari. E soprattutto la lira, 240 denari, una libra. Nasceva così come moneta virtuale e neppure coniata la lira. Questo sistema in Europa durò sino alla Rivoluzione francese, ma in realtà in modo molto traballante. In pochi decenni la moneta carolingia si svalutò di un terzo in quanto subiva la concorrenza delle monete forti circolanti, ossia il soldo aureo costantiniano e il dirham d'argento musulmano. Dal X al XIII secolo si compie il miracolo italiano. Da 5 milioni di abitanti, la popolazione cresce a 12 milioni e mezzo. Il prodotto lordo totale aumenta di 4 volte e mezza, quello pro capite del 50-70%, per due ragioni. Una politica, conflitto tra la Chiesa e l'impero, che lascia spazio all'autonomia delle città. Per una ragione economica, perché la posizione geografica italiana tra Europa continentale e Oriente Mediterraneo favorivano questa crescita. L'effetto fu l'affermazione della borghesia all'interno, la vittoria dei mercanti italiani sui loro concorrenti all'esterno. È il periodo delle repubbliche marinare. Nasce qui il capitalismo? Probabilmente sì. L'Italia stava inventando il capitalismo sotto tre aspetti, quello dell'intraprendenza, quello dell'organizzazione e quello della moneta. Sono infatti italiane le prime multinazionali, come quella di Francesco Dattini di Prato. E dall'attività di cambiavalute nasce nel Medioevo il credito. Infatti, ai cambiavalute che detengono grandi somme si affidano i risparmi, ricavando sotto banco, dalla parola banco a parola banca, un interesse. Ai cambiavalute si chiedono prestiti e così il cambiavalute diventa anche un banchiere. A partire dalla metà del 200 si specializzano in questa attività, fino a quel momento praticata dagli ebrei, i mercanti toscani e lombardi. Spesso gli ebrei vengono scalzati con la forza. Gli italiani prestano soldi anche ai re. I Peruzzi e i Bardi, per esempio, prestano soldi al re d'Inghilterra Edoardo III. Inventano la lettera di cambio che scriveva le somme a debito da regolare alla fine delle compensazioni. Inventano lo scoperto di conto corrente, giroconto, l'assegno, più che inventano, affinano. Costituiscono società bancarie in tutta Europa. Inventano la partita doppia. I banchieri genovesi
Sostituiscono quelli fiorentini alla fine del Medioevo, perché sono stati sbancati dal re d'Inghilterra assumendo il finanziamento dell'impero spagnolo, e anche questi ne subirono la bancarotta. Oltre al monopolio dell'esercizio del credito, gli italiani assunsero un ruolo dominante nella circolazione monetaria internazionale con il fiorino, e difatti il fiorino è stato definito il dollaro del Medioevo. Ma facciamo, in osservanza alle premesse, un passo indietro. Abbiamo detto che tra la fine del X secolo, che fino al X secolo c'era il denarius d'argento. A partire dal X secolo si incrementano gli scambi, con conseguente ingente domanda di moneta, che le miniere d'argento però non riescono a soddisfare. Quindi si svaluta il denaro, con riduzione del contenuto di argento per evitare la deflazione. Muta la bilancia dei pagamenti. Gli europei esportano più di quanto importano e quindi entra dall'Oriente più oro di quanto esce, di quanto argento uscisse. Aumenta la disponibilità di oro in Occidente, cala il suo prezzo e ciò spiega, questa dinamica spiega il ritorno all'oro come moneta fondamentale da parte delle repubbliche italiane, nell'ordine Genova che emise il genovino, il Firenze che emise il fiorino e Venezia che emise il ducato. A livello internazionale prevalse però il fiorino in quanto più forte, più stabile e nel tempo con più alto grado di liquidità. Da lì l'analogia del dollaro dei tempi moderni. Ma cosa mancava al fiorino del Medioevo per essere davvero il dollaro della seconda metà del XX secolo? Evidentemente il fatto di non basarsi su una potenza statale retrostante analoga a quella degli Stati Uniti, perché insieme all'economia conta anche la stabilità e la forza dello Stato a cui quel denaro, quella moneta appartiene. Un'altra parentesi significativa va fatta, quella sugli ebrei. La loro diaspora inizia nel 70 d.C. con la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Inizialmente non erano particolarmente contrastati. Via via venivano però colpiti da pregiudizi e vere e proprie persecuzioni, espulsioni, divieti di sposare cristiani, divieto di cariche pubbliche, divieto di possedere immobili. E si dedicarono così a un numero ristretto di mestieri, caratterizzati per l'insicurezza della loro condizione dalla necessità di una modesta ricchezza apparente. Accumularono ricchezza nella forma più facile da trasportare, da cui la loro familiarità con il denaro. Se non che la Chiesa, come meglio vedremo in seguito, condannò il prestito a interesse e vietò ai cristiani di praticarlo. Questa attività divenne così molto redditizia per gli ebrei, ai quali il divieto non si applicava. È vero che la legge mosaica lo vietava, ma lo vietava solo agli ebrei, quindi gli ebrei potevano prestare ad interesse ai cristiani. Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro, né di viveri, né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma presterai senza interesse al tuo fratello. Secondo la concezione cristiana, il commercio di denaro invece era assolutamente vietato. L'usura era turpe lucrone. Ma con la ripresa dell'economia si avverte maggiormente il bisogno del commercio di denaro e quindi iniziano le prime aperture, sia l'ipotesi del purgatorio per gli usurai che possono così espiare le loro colpe terrene. Ovviamente ci vuole la restituzione del mal tolto, meglio se enti caritatevoli, tramite elemosine, messe di suffragio e compagnia bella. Anche sul piano ideologico si inizia a giustificare il prestito a interesse, purché costituisca un risarcimento per un danno subito, un compenso per un rischio corso. Per il commercio di denaro queste esimenti cominciano ad adattarsi. Riprendono gli scambi, ci sono varie monete diverse, torna così l'interesse per i cambiavalute, e nasce, o meglio ritorna, la lettera di cambio, che poi è la cambiale tratta. Fino al 500 l'italiano era la lingua degli affari, e ciò era per via delle compagnie bancarie italiane che impiegavano i loro capitali nel finanziamento di grosse imprese commerciali o per prestiti a principi e stati. Nascono anche le banche pubbliche per soddisfare i bisogni delle municipalità. Un altro aspetto interessante che andrebbe esaminato, ma qui non c'è tempo per farlo,
è il punto d'incontro, l'unione tra le banche e le esattorie, dove tante volte anche lo Stato, per la riscossione dei propri crediti o per la gestione della propria liquidità, si affida delle banche che diventano anche così tesorerie ed esattorie. Ad ogni modo, chi voleva i prestiti al consumo si rivolgeva ad ebrei e a condizioni principalmente usurarie. Per contrastare questo fenomeno nascono i Monti di Pietà e nascono su predicazione di francescani. Il più attivo di questi francescani, fondatore di Monte di Pietà, fu Bernardino da Feltre. Il primo monte nacque a Perugia nel 1407. In Occidente, durante 7 secoli, non ci fosse fenomeno che più di questo, cioè l'usura, si presenta una mescolanza esplosiva tra economia, religione, denaro e salvezza. Il dibattito sull'usura costituisce in qualche modo il parto del capitalismo, perché questo per avviarsi necessita, se non di tecniche nuove, dell'uso massiccio di pratiche sempre condannate dalla Chiesa. L'usuraio era considerato un vampiro della comunità cristiana. Secondo Sant'Ambrogio, usura è pretendere più di quanto si è dato. Secondo San Girolamo, l'usura si definisce usura e sovrappiù qualunque cosa, se si è preso più di quanto si sia dato. Per il cristiano, il dossier scritturale sull'usura comprende vari testi biblici, dall'Antico al Nuovo Testamento. È così. Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che è presso di te, non ti comporterai con lui da usuraio, non gli imporrai alcun interesse. E ancora, se tuo fratello che vive con te cade in miseria e manca nei suoi rapporti con te, lo aiuterai come un forestiero o un ospite ed egli vivrà presso di te. Non gli presterai il denaro per trarne un profitto, né gli darai il vitto per ricavarne degli interessi. Sono citate, le fonti bibliche. Nel Nuovo Testamento, l'Evangelista Luca dice: "E se voi prestate denaro solo a quelli dei quali sperate di riaverne, Dio potrà essere contento di voi? Anche quelli che non pensano a Dio concedono prestiti ai loro amici per riceverne altrettanto. Voi invece amate anche i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare di ricevere nulla in cambio. Allora la vostra ricompensa sarà grande, sarete veramente figli di Dio, che è buono anche verso gli ingrati e i cattivi. Chi ama l'oro non sarà esente da colpa, chi insegue il denaro per esso peccherà. Nessuno può servire a due padroni, odierà l'uno e amerà l'altro, o preferirà l'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona." Ancora Matteo ricorda le parole di Gesù e dice che difficilmente un ricco entrerà nel regno dei cieli. È più facile che un cammello passi nella cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Segue una tradizione cristiana di condanna all'usura. I padri della Chiesa esprimono il loro disprezzo per gli usurai. La condanna all'usura si trova sin dal Concilio di Elvira del 300, viene ribadita nel Concilio di Nicea del 325, nel Concilio di Clichy del 626, vi si associa pure Carlo Magno, che nel 798 proibisce l'usura sia ai clerici che ai laici. Nel Concilio Laterano III, 1179, viene sancita la scomunica e il divieto di sepoltura in terra consacrata per gli usurai. Per l'usuraio era insomma dura, perché era accusato di diverse iniquità. Queste sono simpaticissime. Tanto guadagnava anche quando dormiva, mentre Dio aveva detto che Adamo doveva guadagnarsi il pane con il sudore della fronte. Non solo non lavorava questo usuraio, ma faceva lavorare il denaro per lui. Faceva lavorare il denaro anche nel giorno di Dio, quando bisognava riposare. Era peggio delle prostitute, perché almeno quelle ricevevano il compenso per una prestazione. Dante colloca gli usurai all'inferno con sodomiti e bestemmiatori. Nel canto 17° dell'Inferno si legge che: "Ma io m'accorsi che dal collo a ciascun pendea una tasca, che avea certo colore e certo segno, e quindi par che il loro occhio si pasca." L'immagine della borsa, sculture e dipinti medievali che raffigurano un usuraio con appesa al collo una borsa piena di soldi, il cui peso lo trascina all'inferno.
L'usuraio cristiano è quindi un peccatore. Ma di che tipo? L'usura è furto, quindi l'usuraio è un ladro, quindi è un ladro del tempo di Dio. Che cosa vende in effetti l'usuraio se non il tempo che intercorre tra il momento in cui presta e quello in cui viene rimborsato interesse? Ma a chi appartiene il tempo? A Dio. Quindi il suo furto è particolarmente odioso perché ruba a Dio. Ladro di tempo, l'usuraio è un ladro del patrimonio di Dio. Ladro di proprietà e per giunta ladro di tempo. Da un manoscritto del XIII secolo, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Parigi, si legge infatti che gli usurai sono dei ladri perché vendono il tempo che non appartiene a loro e vendere un bene altrui contro la volontà del proprietario è un furto. Inoltre, dal momento che non vendono null'altro che l'attesa di denaro, cioè il tempo, essi vendono i giorni e le notti, ma il giorno è il tempo della luce e la notte è il tempo del riposo. Perciò essi vendono la luce e il riposo. Non è dunque giusto che abbiano la luce e il riposo eterni. Sì, ci sono un po' di passaggi, come dire, logicamente discutibili, però questo era il pensiero del tempo. Altri peccati collaterali dell'usuraio erano l'avarizia, l'accidia, che si aggiungono al furto, l'ingiustizia, peccato contro la natura. Insomma, un dossier schiacciante. Però la morale si adatta ai tempi, si deve adattare ai tempi. E quindi insomma ci si può anche pentire. Non è poi così vero che nessuna speranza di pace eterna per gli usurai ci possa essere. Non bastava pentirsi, bisognava espiare, bisognava restituire. Insomma, a partire dal XII-XIII secolo l'economia piano piano riparte. Ripartendo chiede denaro. Si sviluppano commercio, si sviluppano le città e si inizia, di necessità virtù, a comprendere che il denaro, anche a prestito, alla fine della finita, serve per sostenere la crescita economica. Il denaro prestato produce valore e quindi forse un corrispettivo per questa produzione di valore può anche essere tollerato. E poi d'altronde c'è il purgatorio. C'è quell'invenzione del purgatorio, non più solo inferno e paradiso, soprattutto inferno, ma anche purgatorio. Per la prima volta compare in purgatorio un usuraio. L'usuraio di Liegi che muore, ma fu espulso dal cimitero. Se non che la moglie implora il Papa fece riaccompagnare l'usuraio al cimitero. La moglie, naturalmente, poveretta, visse da reclusa, preghiere, digiuni, elemosine, orazioni, veglie. Dopo 7 anni il marito apparve vestito di nero, ringraziando di essere stato richiamato dalla profondità degli inferi. Altri 7 anni così sarebbe stato salvato. Dopo 7 anni, secondo questo dialogo che vedete proiettato, ricomparve vestito di bianco, ringraziando per il paradiso conquistato. Dove è soggiornato l'usuraio per 14 anni? Durante i quali la moglie ha espiato le sue colpe. Il purgatorio. Il pentimento comincia insomma a essere ammesso, l'espiazione è possibile. Si inizia a pensare al giusto prezzo del prestito. La stessa Chiesa, tramite i monti di pietà, qualcosa chiede. Insomma, il monte di pietà, una struttura, deve stare in piedi, è giusto che ci si paghi qualche cosa. E dunque anche i testi ufficiali iniziano a condannare solo gli usurai che esagerano. Quindi non sono più tutti usurai alla fine, ma sono usurai solo quelli che chiedono troppo. E si elaborano le cause di giustificazione. Si sviluppa il concetto di indennità, danno emergente correlato al ritardo nel rimborso e il lucro cessante, ossia l'impedimento maggior profitto legittimo. Il prestito può essere considerato come un salario, la remunerazione della fatica fatta per procurarsi il denaro e prestarlo a chi lo riceve. Se poi questo che lo riceve guadagna usando denaro preso a prestito, perché non dovrebbe guadagnare anche chi gliel'ha prestato? E poi il rischio di prestito. Può darsi che uno presti delle somme e non gli siano più restituite. Questo rischio va remunerato. L'usuraio comincia a guadagnare insomma il purgatorio, non solo se restituisce, ma anche se altri restituiscono per lui, anche dopo la morte.
E veniamo all'età moderna. Nei secoli XIV e XV, lo sviluppo del commercio incoraggiò il perfezionamento del sistema finanziario. Le due principali innovazioni, o riscoperte meglio, furono la lettera di cambio e l'assicurazione. Guardate l'esempio di una lettera di cambio proveniente dagli archivi latini da Prato. Pagherete per questa prima lettera d'usanza Brunaccio di Guido e compagni, fatene buon pagamento e ponete al mio conto, che Dio vi guardi, eccetera. Si tratta di una cambiale pagata a Barcellona dal trattario, la succursale di Barcellona dell'impresa Datini, al beneficiario, la compagnia di Brunaccio di Guido, pure di Barcellona, su richiesta del traente Guglielmo Barberi. Erano insomma quattro le esigenze da presidiare: sistema di pagamento commerciale, il metodo per trasferire fondi tra luoghi che utilizzano monete diverse, strumento di credito, possibilità di guadagno speculando sulle variazioni di cambio. Inizia a mutare il giudizio sulla ricchezza e sul denaro. Una prima aperta rivendicazione dei meriti della ricchezza in Italia porta alla firma di un umanista veneziano, il patrizio Francesco Barbaro, nel suo trattato sul matrimonio del 1415. Pochi anni dopo vi si associa l'architetto fiorentino Leon Battista Alberti nei suoi libri sulla famiglia. Pochi anni dopo fa ingresso il mecenatismo. Ricordiamo che Lorenzo il Magnifico, deceduto nel 1492, fu un famoso mecenate e il mecenatismo si fa col denaro. Ma c'è anche il tempo di legislazioni suntuarie. Insomma, secoli di contraddizioni. Il XVI secolo è quello che segna il declino della supremazia italiana e l'avvento in Europa dell'Europa al primato mondiale. Quali sono le cause? Sono la scoperta dell'America e la rivoluzione commerciale, eventi che determinano la prepotente affermazione del denaro sulla scena mondiale. A Luigi XII, che chiedeva che cosa occorresse per conquistare Milano, il Trivulzio rispose: denaro, maestà. E poi denaro, e poi ancora denaro. Tra il 1500 e il 1650 fluirono dall'America circa 180 tonnellate d'oro e 16.500 tonnellate d'argento, cosa che innescò una forte inflazione con conseguenze gravi per i gruppi sociali più indifesi. Contemporaneamente gli scambi si incrementano a ritmo incalzante, dando luogo alla rivoluzione commerciale. Si calcola che nel secolo dopo scoperta dell'America siano aumentati di 8 volte. Parliamo del XV secolo, quello della scoperta dell'America. La scoperta dell'America è stata un'occasione sprecata per qualcuno. E per chi è stata sprecata? Per la Spagna. Vi fu un fiume d'oro e soprattutto d'argento proveniente dalle conquiste americane dirette in Spagna. Tale occasione fu sprecata alla potenza spagnola, non solo per via del crudele banditismo dei conquistadores, ma anche perché furono usate queste risorse, furono usate male. Una parte, tra un quinto e un quarto di queste risorse, era destinato allo Stato, perché gli spagnoli non avevano nazionalizzato le miniere, quindi le estrazioni venivano per un quarto pagate come royalties. Venivano lasciate queste miniere in concessione ai conquistadores, sottoponendo il prodotto a varie restrizioni, tra cui il divieto di vendere a mani straniere. E questi soldi furono usati a Filippo II per la guerra contro la ribellione delle province e non bastavano ancora perché la Spagna dovette anche indebitarsi. Un'altra parte dell'argento fu usato per finanziare le spese delle colonie. Una parte era sottratta con violenza alle navi che trasportavano argento in Spagna da una pirateria organizzata in funzione antispagnola, condotta prevalentemente da francesi, inglesi e olandesi. Nel quinquennio del 1587-1592 i pirati inglesi catturarono più del 15% dell'argento destinato alla Spagna. Quel che restava arrivava in Spagna, dove però non c'erano imprenditori capaci disposti a utilizzarli in impieghi produttivi. Ciò si traduceva in importazioni, aumento dei prezzi e fuga dei metalli preziosi verso altri paesi. Insomma, tanto metallo prezioso entrava, tanto ne usciva. La causa era la totale assenza di una classe sociale industriosa. Quindi, morale, la ricchezza da sola non basta. E la Spagna era ben assistita dai genovesi.
Fu a Genova che nacque la prima banca del mondo, la Casa di San Giorgio, 1407. Carlo V fu eletto imperatore dai principi elettori tedeschi con il denaro dei Fugger, ma questi non avrebbero avuto la provvista necessaria se i banchieri genovesi non avessero mobilitato le lettere di cambio per fornirgliela. I genovesi inventarono l'interesse composto. Pensate, nel palazzo del Banco di San Giorgio a Genova ancora oggi c'è una statua dedicata allo prestante nobile Messer Francesco Vivaldi per aver inventato il miracolo del moltiplico. Fuga in avanti di qualche secolo qui, perché negli anni scorsi abbiamo spesso sentito parlare dell'anatocismo bancario, ossia il calcolo degli interessi sugli interessi secondo i periodi temporali. Il mercantilismo. E bisogna fare un piccolo cenno anche a questo, dicendo che fu il sistema di politica economica delle grandi monarchie del 5, 6, 700 che lo adottarono per consolidare l'autorità statale per aumentare la forza dello Stato. Tutto questo mediante l'aumento della ricchezza nazionale che si riteneva fosse determinata dalla quantità di metalli preziosi posseduti. Nel XVI secolo, la piccola nazione olandese, stretta tra colossi continentali, usa il legname delle grandi foreste nordiche per costruire una flotta che in pochi anni diventa la più potente del mondo. 120.000 uomini e la metà del tonnellaggio mondiale. Questa diventa lo strumento dell'espansione olandese. Compensano lo svantaggio territoriale e demografico tre grandi strumenti: la banca, la borsa, la compagnia. La banca di Amsterdam non era la prima era stata quella genovese. Tuttavia aveva un fine diverso, non il finanziamento, ma la stabilizzazione del credito. Garantiva che i crediti sarebbero stati rimborsati senza perdite di valore in un caos monetario dovuto all'emissione di moneta dal valore instabile. Realizzava insomma la stabilità della moneta, ovvero era il cane da guardia del capitalismo olandese. La borsa però non era certo un posto tranquillo, aveva il vantaggio di concentrare in un solo luogo, i capitali provenienti da ogni dove, fino a raggiungere una massa che aveva una sua automatica attrazione. Però la borsa, forse da sola, non sarebbe bastata. Se non fosse stata dotata di una grande capacità di manovra dei capitali impiegati alla ricerca del profitto tramite investimento. Ma a questo ci pensava la compagnia, cioè la Compagnia Olandese delle Indie Orientali. Lungo secolo britannico dura dalla fine del XVII secolo agli anni 30 del XX e inizia con un processo di erosione della predominanza olandese. E poi c'è stata la rivoluzione industriale nata proprio in Inghilterra. Dopo una caduta della borsa di Amsterdam, la borsa stessa ripartì, ma non ripartì in Olanda, ripartì a Londra. Va ricordata la decisiva mutazione della strategia economica britannica, con l'abbandono dell'imperialismo mercantilista e il passaggio all'imperialismo del libero scambio. Del resto erano gli inglesi all'avanguardia sul piano industriale e il libero scambio non poteva che favorirli. Nasce così il capitalismo finanziario. Altra mutazione epocale, cioè un capitalismo caratterizzato dalla sua estrema mobilità e liquidità, che nasceva con gli scambi commerciali. È stupefacente l'analogia tra il ciclo britannico di questi anni e quello genovese del XVI secolo. In epoca più recente, un certo Victor Rothschild ha scritto, con una punta di snobismo, che il mestiere del banchiere consiste nello spostare la moneta da dove sta a dove è necessario. Naturalmente, c'è un pericolo reale, ossia il pericolo che l'autonomia della sfera finanziaria, sempre più slegata dalla funzione subalterna all'economia, possa travolgerla in una spirale inflazionistica. Allora, occorre allora creare una moneta stabile. Per creare una moneta stabile si inventa il gold standard. Questo sistema reggerà più di un secolo le sorti del sistema monetario mondiale. Semplice meccanismo. Consiste nel legare la sterlina all'oro da parità di cambio fisse.
Il paese dal quale l'oro defluisce deve ridurre proporzionalmente la quantità di moneta, ne deriva un abbassamento dei prezzi e dei salari che deprime l'attività produttiva e quindi le importazioni, mentre, grazie alla contrazione dei costi, stimola l'esportazione e si torna così al riequilibrio della bilancia, quella meglio nota come bilancia dei pagamenti. Col tempo però emergono i guai del sistema dati dalle tensioni sociali che si trasferivano immediatamente da quelle a quelle finanziarie. Per ragioni di tempo, questo capitolo lo salterei. Facciamo un salto in avanti per parlare del sistema bancario italiano al momento dell'unificazione. L'Italia si presentava all'appuntamento dell'unificazione in una situazione di pesante arretratezza, ma anche di forte squilibrio. Le sole banche che godessero di qualche prestigio erano quelle di emissione, di recente costituzione. Avevano una certa importanza anche le casse di risparmio e gli antichi banchi pubblici. Gli antichi banchi pubblici erano il Banco delle Due Sicilie, nato sul finire del Settecento dall'Unione dei Sette Banchi Napoletani, e poi il Banco di Napoli e il Banco di Sicilia. Al momento dell'unificazione vi erano sette sistemi monetari diversi, bimetallici e monometallici, sistemi decimali enormi. Vi erano a nord monete auree e a sud argentee. Superata la crisi economica del 1873, le maggiori entrate statali rimisero pareggio la bilancia, il bilancio, e ciò indusse il governo a ritornare alla convertibilità dei biglietti di banca che prima era stata negata. Nel 1875 il ministro Quintino Sella sostenne l'istituzione del risparmio postale per cercare di superare le sperequazioni territoriali della diffusione bancaria, che ebbe uno sviluppo folgorante e consentì di raccogliere capitali enormi indirizzati alla Cassa Depositi e Prestiti. Cominciarono a diffondersi le banche popolari, sull'esempio delle banche cooperative tedesche, e anche le casse rurali. La prima fu fondata in provincia di Padova, ma fu dopo la pubblicazione dell'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII, che chiamava i cattolici a impegnarsi nel sociale, che cominciarono a sorgere numerose casse rurali di ispirazione cattolica, con il fine di raccogliere il risparmio e fare credito anche in piccoli ambiti rurali. Ora le casse rurali si chiamano banche di credito cooperativo. In vista della scadenza del privilegio dall'emissione ai sei istituti che lo potevano fare, nel 1889 il ministro Miceli ordinò un'inchiesta amministrativa. L'inchiesta purò gravi irregolarità sulla banca romana. In sostanza si stampavano soldi per coprire vuoti di cassa dovuti a crediti inesigibili dovuti alla crisi edilizia, anche lì crisi edilizia, oltre ad aver concesso prestiti a politici, tra cui a Francesco Crispi, ed aver finanziato campagne elettorali. I risultati dell'inchiesta non furono mai resi noti. Ci sarebbe molto da parlare anche su questo, ma andiamo velocemente al secolo americano. Mentre quello europeo era scarso e caratterizzato da iperinflazione, lo sviluppo americano del primo dopoguerra è folgorante. Pensate che dal 1913 al 29 il prodotto nazionale raddoppia. E l'eccedenza della bilancia commerciale comporta il versamento agli Stati Uniti di metà delle riserve auree mondiali. D'altra parte, la prima e soprattutto la seconda guerra mondiale comportano il suicidio degli Stati europei. Infatti, nel periodo 14-23, 1914-1923, si pensi che in Austria i prezzi aumentarono di 14.000 volte, in Ungheria di 23.000 volte, in Polonia 2 miliardi e mezzo, in Russia 4 miliardi, in Germania i prezzi si moltiplicarono di 1.000 miliardi fra il 14 e il 23. Nel 22, la Conferenza Monetaria Internazionale di Genova propose l'adozione di un sistema che era una sorta di gold standard depotenziato, che prese il nome di Gold Exchange Standard. La novità sostanziale era che le riserve delle banche di emissione potevano essere costituite non solo da oro come prima, ma anche da valute convertibili in oro, le cosiddette valute chiave. E qual era l'unica moneta chiave in quel momento? Il dollaro. Il primo governo che stabilizzò la propria moneta fu quello tedesco, che ripristinò il Reichsmark. Il nuovo marco fu convertibile in monete d'oro, lingotti o banconote straniere. In questo sistema la Germania aveva aderito al Gold Exchange Standard ed era diventata una moneta chiave dopo il dollaro. Seguirono anche gli altri stati. Le
due monete straniere furono stabilizzate con interventi dei loro governi. Mi riferisco al franco francese e al franco belga. In Italia Mussolini annunciò, con un famoso discorso di Pesaro del 26, la volontà di riportare la quotazione della lira sulla sterlina inglese da 145 a 90 lire. E questa è la famosa quota 90. E ci riuscì anche. A dicembre del 27 la lira entrò nel gold exchange standard, ma la fissazione di quel cambio significò una sopravvalutazione della lira con penalizzazione delle esportazioni. Come dire che il prezzo di una moneta non lo stabilisce l'imperio, lo stabilisce poi il mercato. E lo stiamo vedendo ancora oggi. La crisi borsistica del 29, la grande depressione mondiale che ne seguì, furono eventi globali. La crisi concluse l'epoca del capitalismo liberale e aprì la via dell'intervento pubblico nell'economia, proprio per sostenere il capitalismo. Scoppiò negli Stati Uniti, le cause furono diverse, certamente c'entrava e non poco l'edilizia. E quindi il sistema, uno degli effetti di questa crisi del 29 fu il crollo del gold exchange standard. Uno dopo l'altro tutti i paesi sancirono la inconvertibilità in oro delle loro monete. Resse solo il dollaro, che svalutò del 41%, non fu più convertibile all'interno, ma conservò temporaneamente la convertibilità esterna. La crisi bancaria fu profonda, fallirono 4.000 banche solo negli Stati Uniti. Furono in Italia confermati istituti di credito di diritto pubblico, il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia, la BNL e San Paolo di Torino. Si aggiunse anche Montepaschi di Siena. Alla Seconda Guerra Mondiale gli stati arrivarono più preparati dal punto di vista monetario e non ci fu la catastrofe monetaria e finanziaria della Prima Guerra Mondiale. L'inflazione repressa esplose negli ultimi due anni del conflitto e ancor più nel dopoguerra. In Italia, nel Mezzogiorno, le forze alleate emisero, una volta iniziata la liberazione, emisero le loro monete denominate AMLIRE, che stava per Allied Military Currency, ed imposero un cambio dollaro-lira a livelli elevati. Nel 1945, a paese riunificato, il costo della vita era 30 volte superiore all'anteguerra. Nel 1947 il governo decise una forte politica deflazionistica che provocò un calo degli investimenti e dell'occupazione, ma almeno riuscì a bloccare l'aumento dei prezzi. Nel 1944 si tenne a Bretton Woods una conferenza internazionale per discutere del futuro assetto monetario. Già in questa fase si prevedeva la nascita del Fondo Monetario Internazionale e della Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo. Il comportamento degli americani nei confronti dell'Europa dell'Europa ridotta allo stremo fu esemplare, l'esatto contrario dell'Unione Sovietica che depredava le magre risorse degli stati del blocco sovietico. E quindi si elaborò il piano Marshall, che fu un atto di grande intelligenza politica che interpretava l'enorme superiorità americana in chiave di egemonia e non di predominio. Il ciclo americano, nato a Bretton Woods, mostrò i sintomi di una crisi sistemica. Il sistema monetario inizia a distaccarsi dall'oro per mettere al centro in dollaro, che a sua volta si ancorava all'oro. In definitiva, era una nuova versione del gold exchange standard. La convertibilità era riservata solo alle banche centrali straniere. Questo fino al 71, quando la richiesta congiunta di Gran Bretagna e Francia di convertire in oro miliardi di dollari costrinse il presidente Nixon a sospendere la convertibilità del dollaro in oro. Si passa così dal gold exchange standard al dollar standard. Nel 72 nasce a livello comunitario il serpente monetario europeo. A fine di legare più strettamente le monete europee fra loro rispetto al dollaro. Nel 78 i paesi CE, senza la Gran Bretagna, diedero vita al sistema monetario europeo, allo SME. Il principio era sempre quello dei cambi fissi, con margini di oscillazione prestabiliti. E nacque così l'ECU, perché le parità vennero calcolate in una nuova unità di conto, una moneta non coniata, come la lira ai tempi di Carlo Magno di cui abbiamo parlato prima.
Nonostante la sua inconvertibilità, però, il dollaro era sempre la moneta internazionale per eccellenza. In Italia, negli anni successivi al conflitto, la sfida fu la ricostruzione, che passò anche ovviamente attraverso le banche. Le tre banche di interesse nazionale, Credit, Comit e Banco di Roma, fondarono Mediobanca per l'esercizio del credito a medio e lungo termine. Attorno agli anni 50 e 60 iniziano a comparire negli Stati Uniti e poi da noi le carte di credito. La prima fu la Diners, che sbarcò in Italia nel 58. Poi arrivò la Visa, Mastercard, American Express e altri. Accanto alle carte di credito appaiono le carte di debito, il bancomat. Finché una grande novità in materia unitaria fu l'euro, introdotto come moneta unica. Se ne era iniziato a parlare dal 70, poi l'idea era stata abbandonata. La decisione più significativa contenuta nel Trattato di Maastricht del 1992 fu appunto quella di introdurre nel 99, 1999 l'euro. Secondo parametri di convergenza rigidamente fissati, ossia il deficit annuale del bilancio non doveva superare il 3% del PIL, prodotto interno lordo, il debito pubblico non doveva superare il 60% del PIL, ma era almeno una linea di tendenza, tasso di inflazione non doveva superare di 1,5 punti percentuali quello della media dei tre stati di inflazione più bassi. I tassi di interesse non dovevano superare di oltre 2% il tasso medio dei tre stati membri a più bassa inflazione. Il rispetto di questi criteri obbligò i governi a mettere a posto i conti pubblici. Nel 98 furono individuati i paesi in, tra cui l'Italia. Ricorderete il tasso di cambio della lira euro 1936,27 lire. Qualche considerazione finale. Pur rendendomi conto della frettolosità di questa esposizione data da ragioni di tempo. Cos'è la moneta? La moneta, quali funzioni tradizionali ha? È sicuramente unità di conto, perché serve ad esprimere il valore di mercato di ogni bene e servizio. È mezzo di scambio, perché è utilizzata negli scambi facilitando enormemente le transazioni. È riserva di valore, perché non può essere detenuta a lungo e tende a perché può essere detenuta a lungo, scusate, e tende a conservare il valore. Nella storia queste funzioni sono state assunte separatamente o in combinazione. Oggi le vengono svolte tutte insieme. Soffermiamoci sulla terza funzione. Riserva di valore. Facciamo qualche riflessione. Innanzitutto, quando c'è, la moneta non è solo indice di ricchezza, è ricchezza essa stessa. Questa funzione è quella che ha condotto alla mutazione progressiva del capitalismo, da capitalismo imprenditoriale del XIX secolo a quello manageriale del XX e al successivo capitalismo manageriale monetario finanziario, caratterizzato quest'ultimo da un'ottica di brevissimo periodo, in cui la massimizzazione a breve termine del reddito monetario prevale su qualunque disegno di sviluppo. Altra considerazione. Direi antropologica. Il denaro lo si utilizza disfacendosene. Non deve sorprendere l'abitudine invalsa di associare il denaro allo sterco di Satana, e ancora laddove si associa la stitichezza con l'avarizia e la dissenteria con la prodigalità. Cos'è la moneta alla fine? È un'invenzione che viene dalla genialità dell'uomo. È uno strumento, non è un fine. È una norma, non una merce. Nel suo stravolgimento da strumento a fine, da norma a merce, sta la degenerazione che ha subito nella storia. Ma stiamo andando verso l'abbandono della moneta tradizionale? Forse sì. Sappiamo tutti che ci sono limiti dati dalla normativa antiriciclaggio sulla circolazione del contante. Viene favorita la moneta elettronica. E ultima novità, la creazione dei bitcoin o dei blockchain, cioè di monete virtuali. Questa è la prospettiva di sviluppo tutta aperta lasciata alla moneta. Andiamo verso una moneta virtuale gestita al di sopra e al di fuori degli stati. Con questa domanda termino qui la mia lezione. Ringrazio per l'attenzione.